erotico. Allora, adesso siamo un pochettino in periodo transformeroso. Mm. Però, prima nel fuori onda, con i qui presenti Straccione e il nostro amico Bottegaio, che stavamo dicendo qualche cazzata. Beh, lui sarebbe Blastoff, no? Sì. Però in realtà è il prodotto della Z Toys, e quindi l'Armageddon, ossia il Bruticus non ufficiale, Z01 Armageddon, questo sarebbe Takeoff. E noi ci stavamo dicendo, ma che cazzo vuol dire Takeoff? Sì. E lo Straccione ha detto, ma vuol dire tiralo fuori, perché il nome originale è Blastoff, che forse vuol dire sparalo. Sparalo, Lui invece lo tira fuori, invece. Questo lo tira fuori. Takeoff. Tira il fora. Tira il fora, Shazibo. Bello come... O almeno così pensiamo, sì, dal esatto. Nostro inglese è molto di merda. Di merda. Qui vediamo intanto la scatola. E lui è uno degli elementi dei Combaticons, del Bruticus, qui chiamato, come ho detto prima, Armageddon, sì. Che forma uno dei robot più dei Decepticon più forti, più gettonati, eccetera. E con meno cognizione. E con meno cognizione. A me il Bruticus non è che mi abbia mai fatto impazzire come combiner, però è chiaro che fa parte della Generation One. Che... Poi lei è proprio su un'onda Z Toys ormai. Sì, sì, siamo ormai... È un'onda... Anche perché fanno dei bei combiner a un prezzo abbordabile. Come ho detto prima, come vi ho detto anche per Firefly, non sappiamo cosa c'entrare. Come mi perforerà il deretano. E secondo me lo perforeranno. Allora, qui abbiamo comunque un elemento dei Combaticons di ragguardevoli dimensioni. Ah, sì? Cioè... Comunque, già dalle dimensioni di quest'essere si capisce che il Bruticus sarà bello grosso. Perché? Perché questo è un bicchiere. Esatto. E questa è la nostra light box. E secondo me il Bruticus lo... Non ci starà dentro. Lo vedremo, vedremo. Mm. Se sarà da take off. Ah. Sì, sì. E niente... Adesso vi posso anche far vedere, naturalmente questo oggetto qui ve lo potete comprare da John, avete il link sotto, per 50 euro circa vi arriva a casa spedito, e se non lo prendete è lo stesso, sì. Tanto non è che siete più furbi più coglioni, no. È uguale. Se invece vi piacciono comunque i Transformer, questo qui è un bel acquisto. Adesso vi facevo vedere un pochettino anche il la livello, sua posabilità. Esatto. Ed che è gamboni. Ed è rispetto ai elementi della Z Toys del Superion. A me questi qui in robot mode mi piacciono di meno. Perché sì, non so, a me di perché i due elementi che sono usciti del Superior non hanno tutti questi orpellamenti, vedi, io questi qui li vedo dei palestrati, questi, cioè, vedi che sono proprio squadratoni. Ma sai, lui sono... Bisogna vedere poi se effettivamente ne andrà a beneficiare poi la alternativa. Lui è un militare, sì. Quindi è truzzo. Sì, sì, indubbiamente. Però per quelli che mi riguarda non può essere fine, lui. No, ma il discorso fine è non, cioè, io questo qui lo vedo particolarmente carico, eccessivamente carico, non armonioso, vedi anche qua c'è, è grosso, mentre i gli elementi del Superior secondo me sono più armoniosi nella loro alternative mode, poi no, nel robot mode. Adesso poi andremo a vedere l'alternative mode, se sarà apprezzabile o se sarà meglio degli elementi del Superior, oppure no. Però questo robot a me piace molto. A lei piace molto? Mi piace molto, molto più di Firefly. Allora, oggettivamente può essere più bello, però a me non dispiace, se è ben chiaro. Però tutte queste parti, cioè, vedete, sì, sì. Queste cose qui sono... ingombranti, sono ingombranti, è chiaro che ad esempio anche le ali, stavo guardando, no, non è possibile asportarle come in Firefly,
E anche qui, no, è tutto, fa parte dello stesso blocco. Se non avesse, ad esempio, questo robot, queste parti qui, sarebbe molto, a me piacerebbe molto più leggero, di più. Sì, sì. A me piacerebbe molto di più. La testa è buona, anche queste parti che lei vede qui dietro, a parte qui la dimensione veramente esagerata, dell'avambraccio, che è veramente esagerato. E anche il coscione per me è esagerato comunque con questa... Beh, qua diciamo, sì, cioè questa parte qua... E questo zainetto sì. Sul... E come anche ad esempio questa parte, quindi, cioè secondo me sono decisamente esagerate. Però vabbè. Tutto sì, sommato non è questa la forma definitiva che noi dovremmo andare ad analizzare di blast off, no, di take off, di tiralo fuori, ma quando la sua cosa importante sarà quando sarà trasformato in braccio. Sì. Quindi sensei, ma è amico di Libra questo qua? Tira il fuoco, beh. Con fiori di luna. Non lo so se qui ci sono. Beh, sicuramente è un robot che dal suo nome è uno che si fa valere. Cioè, lui dice: tira il fuoco. Io lo tiro fuori. Poi voi fate quello che ce l'avete voglia, ma io intanto lo tiro fuori. C'è un'armetta, c'è qualcosa? Sì, c'è un. Sì, sì. Queste, facciamo vedere un'arma almeno. Queste parti aggiuntive. Uno. Due, lui le tira fuori. Lui le tira fuori. Garantito. Adesso vediamo un attimo dove le si applicano queste armi. Che onestamente. Beh, ma. Sì, però guardavo se lui oggettivamente quale arma. No, io vedo che qui gli mettono in mano le due armi. Le due armine, sì. Oh, poi se vogliamo. Prima di trasformarlo vogliamo anche magari pesarlo e anche girellarlo. E mentre lo girelliamo leggiamo i suoi dati. Va bene. Che saranno sicuramente migliori di Firefly. Vediamo. Allora intanto il girellone ce l'ha lei? No, io di qua non ce l'ho. Allora è qui sopra? No. No, è praticamente sparito. Ah, ecco. Allora, girelliamo. Riesci a metterlo più in là? Ah, là. Io riesco in tutto. Bene. Comunque tiralo fuori, dai. Sì, è bello tirarlo fuori. È segnato non poco, è qua però. Ho visto sulle plastiche. Ma sì, è un prodotto comunque sia... Allora, io vi faccio notare che all'interno della confezione va bene. C'è questa card cartonata. Come gli altri? No, le altre sono plastificate. Infatti, in Weirblade, che è la seconda uscita, ci sarà poi una card aggiuntiva plastificata sempre di take off, di tiralo fuori. Sì, perché proprio sì, hanno corretto il tiro. Allora, forza 3. Non me lo sarei aspettato. Intelligenza 8. Velocità 10. Piega un shuttle per forza. Sì, sarebbe stato stupido il contrario. Resistenza 3, però. Cede subito. Cede. Esatto. La prima sberla va. Poi grado 5. Coraggio 5. Non uno che non si butta. No, proprio questo cede. Potenza di fuoco 9. E abilità 10. Cioè, quindi è uno che ha è un artista, esatto. È chiaro che si trova Bumblebee che gli tira un calcio e lui già va. Ci vediamo fra un momento per vederlo sciattolizzato. Sciattolizzato. Che termini. Allora, amici di Potere Robotico. E tutto nella stessa serata, grazie al nostro amico che è venuto a trovarci, che lui sa maneggiarli bene, esatto, li sa maneggiare. L'abbiamo schiavizzato e abbiamo fatto trasformare sotto... tiralo fuori. Esatto. Ha detto take off, non detto tiralo fuori, ha detto proprio. Ha detto, lui è tiralo fuori, ha detto take off, esatto. O blast off, sì. Nella versione originale. E da qui in shuttle mode.
E ci stavamo tutti insomma gongolando del fatto che comunque in alternative mode è veramente uno shuttle senza far magari intravedere il fatto che si possa trasformare in un robot. È chiaro che si vedono tante pannellizzazioni e quindi ti portano a pensare a qualcosa, però uno che non sa un cazzo, che non sa un cazzo eccetera, magari non pensa che questo possa essere un transformer. Sensei, le chiedo, lo faccia vedere anche sotto. La pancia? Sì, la pancia. Ma vediamo proprio che il robot sparisce. Sì, sì. E possono rientrare anche i carrelli. E quindi possono arrivare a zero o comunque rientrare, cioè o sì, in modalità volo, sì, o se no in modalità atterraggio. Molto bene. Ecco, cosa si vede della composizione chimica della, delle plastiche che sono essiccate, in, cioè si notano come che... C'è queste che, striature. Esatto, che sono tipiche del fatto dal, che cattiva... Dal video forse si vede poco, però ci sono. E comunque, insomma, una bella colorazione. È lui. Il suo color merda ce l'ha tutto. È il color merda, sì. Ce l'ha tutto, Marrone. Marrone, il suo... Che ci vuoi fare? Però è un... bello robottone, comunque sì, sì, è anche un bello sciattolone, sì, 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 ed è un bel cazzone, un bel tiralo fuori, perché proprio, vedete che ha proprio la bella... bello cicciotto, esatto, bello girante. Bello girante, bello perforante. Lo usate. Con le vaseline. Esatto. E via. E quindi questo qui ha un, come ci faceva notare anche il nostro amico Viper, se mai dovessimo fare una nuova new entry nel pagellone, dovremmo metterci il voto ogività. Ah, ogività. Sì, ma ha poco senso. Non lo so. Beh, questo qui avrebbe un voto ogività. Alto. Ha un bel grado di ogiva. Sì. Un bel 9, c'è questo qua di ogiva. Sì, 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 sì. Ma però la nostra voce incazzatura secondo me piace, perché è importante l'incazzatura. Sì, 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 sì. Allora, intanto prima di arrivare alla... Non so se prima è stata fatta vedere la scatola, ma la facciamo rivedere. Beh, ancora. Sì, un po' l'abbiamo vista. Sempre con il fatto del disegno, sì, che comunque è la rappresentazione poi del modello, che a me piace molto. Poi bello plastificato, cartone bello spesso, fianco, sotto, sopra e in un e cosa ultimo, c'è dietro? Ecco qua. Qui adesso abbiamo una parte del Bruticus. Si vede, vediamo soltanto un pezzo di tiralo fuori. Esatto. Dove l'ha tirato? Dove l'ha tirato fuori? Esatto. E poi non si vede niente del resto, che verrà completato quando avremo gli altri elementi. Esatto. Oh, è chiaro che, ragazzuoli, vi posso... Ah, qui abbiamo già... Posso anche spoilerare, in effetti. Io continuo a sentire arrivare delle macchine. Ma ci spettano fuori per menarci. Sì, sì. Per tirarcelo fuori. Sì. Dove ce lo tirano fuori. Allora, qui possiamo vedere un po' di più. Bang! E qui si vede già la testa di Bruticus con tirarlo fuori. E un pezzo di Vortex, alias in questo caso Weirblade. Weirblade. Vabbè. Perfetto. Che sono proprio dei fubaccioni, via. Sì. Naturalmente sempre come confezionamento. C'è cioè, quella roba questa, qua. Questa polistirene. Polistirene. Sì, che comunque io penso che sia una gran trovata. Brava Zetatora. Quindi adesso, ragazzuoli, dopo tutte queste menate e anche questo elogiare la Zetatoys, esatto, andiamo direttamente al pasellone con la BO dei Transformer, perché ecco, giustamente, ma si trasforma? No. Però era quello che è ogivante, è ogivante. Sì, questa è la supposta. Sì, allora io pensavo, perché quando abbiamo fatto la, come si chiama, la abbiamo preso l'uovo di Pasqua per la recensione pasquale, c'era scritto proprio con la birra robot. Io ho detto, qua avremo una birra che si trasforma in robot. Sì. Vabbè. Allora, impatto estetico, io gli darei un 8,5. Materiali, l'abbiamo pesato?
Sai che forse no? Perché pensando ai primi materiali, sai che forse no, pesiamo, perché questi pesano di più degli elementi del Superion. Perché questi qua sono proprio militari, c'hanno dei muscoli. Sì. Quelli... sono un po' più fighetti quelli di Superion. Sgrilla? Sgrillo. Non funziona più neanche lo sgrillamento. Ma prima o dopo dovrà cedere questa... pila. Sì. Non si può andare avanti a sgrillature. grammi. Se ci buttiamo anche l'ultima pistolina, fa 487. Perfetto. Quindi, cioè, quasi mezzo chilo. C'è. Cioè, se poi lo moltiplichiamo per gli altri quattro elementi, e sono tutti corpulenti, andremo a formare un robot tostissimo. Figo. Quindi, materiali, sebbene sia tutta plastica, comunque pesi. Quindi io materiali gli do un 7. Verniciatura tra quelle 6. No? Però non c'è un segno di spruno, non ho notato. Ok, però... quelle striature lì stanno male. Sì, stanno male. Gli danno un effetto camouflage. Che volendo è militare. Accessori, vabbè, il 4 ci sta tutto. Posabilità. Era anche bello... è chiaro che essendo così... tracagnotto, così pompato, alla fine io la posibilità di mi fermo un 6, buonanotte a secchi. Tanto poi ritenete così come... io ho goduto... Ho goduto a guardarla. Trasformazione deve dirlo lei. Trasformazione io ci darai un 7. Va bene. Per via di tutte le pannelle. Incazzatura, io... Non ti ho visto incazzato mentre trasformavi. 3. Addirittura. Confezione, io gli do un bel 9. Rapporto qualità-prezzo, 9. Giudizio finale, va visto nell'ottica del Bruticus, dell'insieme, se siete a... insomma, è un Transformer che, se vi piace il Transformer, ci vuole. Punto. Perché è il miglior Transformer, è il miglior Bruticus uscito fino ad oggi, considerando rapporto qualità-prezzo, considerando... ma il migliore ancora lo dobbiamo vedere, però. Ma già si sa. Fidatevi del senso. Sì, va bene. È chiaro che forse nel rapporto qualità-prezzo probabilmente il migliore rimane ancora il Jinbao. Quello là. Che io ho del Warbotron. Però questo è più grosso ed ha un progetto tutto suo originale. E per me i combinabili dovrebbero avere tutti questa scala di dimensioni. Nella masterpiece size. Quindi io per ora sono particolarmente contento e gli do un 8 nel giudizio finale. Molto bene. E... Salutando. Sì, esatto, e ciao. Ciao. Guys.